ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xyuder e io sono la Pani. Oggi ragazzi siamo qua su Clash Royale perché non abbiamo ancora aperto insieme a voi, fai vedere le nuove offerte. Auguri gratis per il compleanno del canale, anniversario. 2 anni di Clash. Che l'anno scorso, ragazzi, avevo fatto il video del compleanno di Clash Royale di un anno. Tu te lo ricordi? Assolutamente no, perché non te ne fregava niente, come tuttora. Però, ragazzi, direi che vale la pena aprire insieme a voi sia i suoi bauli omaggio che i miei bauli omaggio. Non prima, però, di una V2. Cos'è una V2? Una due versus due. Bene. Lasciamo ragazzi in mano il gioco alla Pamina che ci mostrerà le mirabolanti doti nel giocare. Partita veloce, se no non ce la capiamo più, dai. Mi raccomando ragazzi, io ve la commento, la Pamina invece andrà a giocare, io me lo guardo di qua che siamo un pochettino più più comodi. Il mio compagno è Alan. Ok, ah no, tu gioca, che io te la commento. Siamo contro un River più Lemarco, ragazzi, la Pamina subito, 4 carte interessanti per lei, Giant, Strega, Zap e Fireball. Apre invece il suo compagno di squadra con un mago di ghiaccio, mentre dall'altra parte abbiamo il Valchirione, uno split di arcieri. La Pamina è già partita con il Giant all'11 e con il Trish di Sgherrini, ragazzi. Giant che tranquillamente viene fritto dalla forna. C'è poco da ridere. Questo è quello che ti dicevo anche 2 giorni fa nei video, che non c'è tecnica in questo deck. Però va bene, intanto c'è il mago Zap e la Valchirione al 10 che stanno di prepotenza entrando nel field amichevole, nel nostro field, ragazzi. Attenzione al tronco sulla Princess del nostro avversario. E addirittura una mega gelo con tanto di fireball va a danneggiare di grande prepotenza la torre di destra, ragazzi. 1763. Ho fatto una scorreggia del mio bombardino e ha ammazzato l'occhio. Ho capito, ma tu devi capire come giocare. Questo è il problema. Loro sbagliano qua. E prendo con un miner eccezionale la giocata. Sì. Era giusto supportare la strega con gli sgherri. E adesso cosa pensi di fare? Dai, gioca lì il gigante davanti alle valchirie. No, gioca. Aspetta. Che ha giocato gli sgherrini, Catran. No, ho giocato gli sgherrini. Io sono tuoi. Ah, scusa. Fallo. Mica lo devi fare proprio adesso e non lo fai. Attenzione, il Giant davanti. All'11 di nuovo viene protetto dalla Princess. In realtà, no. Però c'è la strega davanti che subisce i danni della Torre Inferno in questo momento. Eccezionale questa scarica, molto brava. Molto brava per questa scarica gigante che può entrare. Tira solo purtroppo una legnata, ma basta per portare in vantaggio la Pami con Alan, ragazzi. 1763, la torre. Ma me lo metti giù da qualche parte. 1400, ma lui deve aspettare un secondo. Non è che puoi avere fretta. Intanto non avete subito neanche un attacco, attenzione. Bene così. Vediamo un pochettino l'inserimento di mini pack più Trish di Sgherri, più mago di ghiaccio a seguire. Ovviamente tutto fermato da un Valchirione che non ha nessuna difficoltà ad andare sul ponte e fermare l'attacco. Molto easy, di nuovo strega della Pami, ragazzi. Per fortuna fornace piazzata un quadratino più a sinistra rispetto alla Fireball. E quindi attenzione di nuovo, gli arcieri vanno contro la strega. Parte col miner, vai. Di chi sono quegli sgherri? Non sono tuoi, ok. Attenzione, la Pamina va di palla di fuoco, molto cattiva. Peccato che manca gli sgherri. Lo continuo a dire, di calcolare bene il tempo. Lei non l'ha ancora bene calcolato, ma non c'è problema, ragazzi. Abbiamo sempre il nostro Giant all'11 che purtroppo può solamente. Oh, avevano l'arma strategica, ragazzi. Attenzione, di chi era quella scarica? Non lo voglio sapere. Ripartiamo con la strega, ragazzi. Attenzione, 8-6. Nonostante tutto stanno vincendo. Aspetta di nuovo. Attenzione al miner. Buono l'ingresso del super. Brava. La fireball non si sa. Wow, 4-72. Qua non ha calcolato il tempo, ma ha avuto il buco di culo sciatto. Vediamo se riuscì. Aia. Bello il miner. Gioca lo spirito, porco Giuda. Devi giocarlo di più, lo spirito. Devi giocarlo veloce, lo spirito. Sì, è ovvio che vincano. Potreste partire, vai di qualsiasi cosa tu abbia da colpire la torre. Dai, con la fireball. Bravo con Rocket. Che culo, che culo. Riuscite a vincere. Ma mi dice anche bella giocata, ragazzi. Alan se la sgaggia, la Pami si piglia. Hai preso i soldini. E beh, hai vinto, per forza. Abbiamo da aprire, ragazzi, che sudata. I due bauli, quelli magici. Vai, amore mio, vai. Due bauli, non sono magici, scusate, sono omaggio, volevo dire. Vediamo se arrivano. Cosa abbiamo? Speriamo di trovare qualche leggendaria, ragazzi, perché quello viola magico non trovo mai una. Ma dai che la trovi, dai che la trovi. Vai. Attenzione così, baule magico, non è neanche capace a cliccarlo. Molto bene, via così. Vai con Dios.
Entonces, 1320 di oro. Non male. Una capala di giallo. Molto interessante per giallo. Due scaricatori. Belli, questi sono miei. Belli, belli. Oh, sono miei anche quelli. Oh, ma perché le mie carte le trovi tu? Se lo cambiamo. Se si può subito, porca vacca. 51 mortali. Questi sono di Raptor, non glieli diamo a lui. Attenzione. Oh! 23 torri di giallo. Giallo ha molte carte, lo sapete, riva strega. No, 5 bocciatori, 5 boiler, ragazzi. Peccato, peccato, peccato. Vabbè, il primo baule omagello è andato. Ce lo siamo bruciato. Ma che bella. Hai visto che roba? Ho il baule cangiantino, ci abbiamo. Dai, però, eh. Dai, sai come funziona il cangiante? Che puoi scegliere. Esatto. L'abbiamo già aperto. L'abbiamo già aperto, esatto. Che ho trovato nelle baule cangiantino. Abbiamo 630 di oro. Non male, non male. Not bad. 103 goblin che li usi, non li usi, goblin, non li usi. 20 non li uso. Dai, ma guarda, dai. E due. Non li avrò mai. Secondo me lo fa poco. Sì, sì, mi prende per il colon, mi prende. Allora, vai, clicca. Qua. Dove vuoi. Adesso tu puoi cambiare. Cioè, non usi nessuna di queste carte. Puoi cambiare quello che vuoi. Ogni volta che clicchi su una carta ti dà la rarità uguale della carta. Cosa cambiamo? Cambia di con 103 barili d'ossa. Mi dispiace, niente di... Cambia! E due principi nero, no? Niente ancora per te, credo. Vediamo un pochettino. Io non toccherei le rare, esatto. Non le toccherei. Tanto... non le toccheresti. Quali sono le rare? Dimmi il quali pecca. Sono... Brava, quindi il pecca, cioè lascialo perdere. Ancora due boiler, vediamo un po' la Pami cosa decide di fare. Due gelo, hai ancora una skipai. E due cacciatori, ma che sfiga. Mi dispiace, purtroppo ragazzi niente di buono. Ma fammi vedere la foto finale. Certo che te la faccio vedere, eccola qua la foto finale. Track! Ah, non è male, è molto carino, molto carino. Ragazzi, ci spostiamo sul mio profilo per aprire gli altri bauli. Swish! Ed eccoci qua ragazzi nel profilo mio, 4402 trofei, vediamo. Speriamo se... per la fortuna l'assiste. Dai, vado, 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 vediamo di rankare un pochettino e poi di andare ad aprire gli altri due bauli, quelli omaggio dell'anniversario. Dai, contro Muhammad. Bene. Dei Maharmi, 4431 trofei. Subito infamissimo con la Princess, un attacco molto prepotente, peccato che gli arcieri non sono così rapidi a fermarla, va bene, non c'è... Wow, il Giant al 9. Dai, non è un problema. Non è un problema, ci metto il peccone dietro, ok, vediamo se mi apre con... Oh, questo gioca il gigante doppio principe, che cosa gioca questo? Forse il principe l'ho visto anche io. Attenzione, vediamo un pochettino. Va bene, va bene, va bene, va bene. C'è il cannone. Oh, piano. Qua serve la fireball. Forse non è necessaria la fireball. Posso andare con tre. Con gli arcieri. Fa niente per il pecca. Fa niente per il pecca. Vediamo se gli arcieri. Sì, direi che riescono a counterare egregiamente l'orda di Sgherri. Non lo tiro, lo credere. È troppo scontato. È troppo scontato partire con un push. Va bene, va bene. Aspetta il mana che si carica un po', no? Non c'è fretta, non c'è fretta. Devo giocare lo Glider però, perché non volevo che il suo mago infame mi vada a colpire lo... come cacchio faccio a counterare qua? Niente, qua vado solo sulla prima. Una zappetta prima. No, faccio così, almeno vediamo se riusciamo a fermarla. No, è riuscito a tirare 2730, 2008 e 47. Vedi, con la Princess io faccio fatica di brutto a counterarla quando mi giocano le Princess in quel modo lì. È molto, molto faticoso per me riuscire a fare una buona giocata quando mi piazzano le Princess. Ok, era ovvio, e qua io spingo allora, qua io spingo. Lui ha il principe, ma lo potrebbe giocare davanti, vediamo un pochettino... Cosa fa? Ok, infatti gioca il principe davanti, era scontato. Era scontato, ha zappato, mi sembra di aver visto una zap, giusto? Va bene, allora qua lasciamo passare il principe. Andiamo con il peccone molto in fondo, perfetto, perfetto. Il peccone ferma il principe innanzitutto, va sul suo giant. Starei molto molto indietro, ok. Ancora un pelo di pazienza, ancora un pelo di pazienza ragazzi. 5... La zappa un po' prima, perfetto. E si può partire, si può partire. Oh, un altro giant. No, lo potevo giocare meglio. Gli avrei fatto la torre. Sono stato troppo, troppo esagerato. Però attenzione, il peccone, ragazzi. Bene, va bene. Cosa c'hai da ridere? Aspetta un attimo. Aspetta un attimo che siamo messi male. Allora, così. Così.
così e così. Perfetto, perfetto. Siamo messi bene, siamo messi bene. Andiamo col suino, andiamo col suino. Vediamo di benissimo, benissimo il Suez. Non voglio andare con niente. Tiragliene una, sì. 2,51, siamo a portata, siamo a portata. Ma se gli tiri a parvolo, vai giù. Calmati, calmati. Calmati, ci sono anche, c'è anche la difesa. E andiamo a portarla a casa, ragazzi. E andiamo a portare a casa la partita. Bisogna anche sapersi difendere. Questo l'ho imparato da quando c'ho il peccone, ragazzi. 4.434. Direi c'è Checca che fa lo stalker intanto. Dai, vai. Tocca a me. Vai. Tocca a me, tocca a me. Io apro prima il cangiante invece. Apro prima il cangiantino. Dai, dai, dai. Allora, vediamo un pochettino cosa c'è di interessante. 630 di gold. Non male. Ah, 103 Tesla. Queste non mi piacciono. Mm-mm. No! 20 mega sgherri non li uso. Che schifo. Allora, ragioniamo, ragioniamo. Le rare non mi servono. Le comuni mi servono, ma io punterei ai pecconi. Perché nelle comuni, a meno che non mi arrivano degli arcieri... Puntiamo le epiche. Puntiamo le epiche. Voglio i pecca. Voglio i pecca. Dai, dammi pecca. Dammi pecca. Ma da... Belli, il tornado non era male. Dammi il pecca. Dai, dammi il pecca. Oh, fatto bene, arrivano, meno male, dai. Due pecconi, ragazzi, dai, il primo è andato bene, il primo è andato bene, ragazzi, vediamo il magichino, dai che mi arrivano altri pecca, dai, 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 vediamo cosa arriva di bello, ragazzi, 1320 di gold, siamo già quasi arrivati ai 50.000, due scaricuccioli come te, molto bene, 17 goblin lancieri, questi sono così e cos'ha. Oh, e 19 arcieri, molto bene. Perché sto chiedendo gli arcieri, ragazzi, per chi non lo sapesse. 20 scheletrini, mi sa che non c'è la leggendaria, ragazzi. Penso proprio di no. 44 goblin, non li uso, non li uso, li usavo. Non li uso più. 5 capanne di barbari, non mi interessa. Speriamo nei pecca, dammi pecca, dammi pecca. 5 clonazioni. Peccato, non mi posso lamentare però. Mi è piaciuto il baule cangiante, mi è piaciuto relativamente anche il baule magico. Beh ragazzi, spero che invece a voi sia piaciuto questo video. Mi raccomando di lasciare un bel like e iscrivetevi al canale, ragazzi, se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo presto. Ciao.